Ben ritrovati in diretta da San Rossore con Sandro Maranini per il nostro fuoricorsa in compagnia di un grande allenatore, un grande formatore, il maestro degli handicap, Marco Gasparini. Sandro, a te, buongiorno. Buongiorno a te Maurizio, una mattinata canticchiando mi verrebbe da dire. Marco Gasparini, Buongiorno a quattro tutti. handicap principali in una stagione, più una condizionata, più un piazzamento di lista. Complimenti. Non posso che essere soddisfattissimo. Canticchiando, come ti è esploso durante la stagione? Ma direi che dopo un esordio 2 anni dignitoso perché ha vinto in Maiden, poi ho avuto un periodo un po' opaco all'inizio 3 anni e questo forse è stata la sua fortuna perché ha ricominciato a correre tardi nella stagione dei 3 anni e quindi è maturato moltissimo da anziano. Questo l'ha portato dagli handicap di medio livello fino agli handicap, super handicap con 64 kg. Permettici la prima considerazione, i nomi della scuderia Turri, che sono molto particolari da anni e anni, come nasce canticchiando e perché canticchiando? Ma potrei dire calzolaia, potrei dire tantissimi nomi. Beh, innanzitutto, siccome sono cavalli allevati in casa, scusate ma non sento più, sono cavalli allevati in casa, usiamo sempre l'iniziale della madre, nel qual caso Calpe, canticchiando. E poi ci piace dare nomi così, un po' di ispirazione, non inglesi, italiani, con un significato allegro. Pisa, Milano, Roma, non si può certamente dire che non abbia vinto in tutte le principali piste italiane, quindi è anche in questo senso eclettico, si adatta a tutto. Sì, ho vinto 2 anni a Milano, poi ha corso benissimo ancora a Milano e poi a Roma perché ha trovato forse a Roma è la sua pista ideale, perché trova sempre una corsa, è una pista che permette dei ritmi più solleciti che con le sue caratteristiche di corsa lo mettono sempre nella condizione ideale per fare l'arrivo. Spunto uno può pensare che è davanti che sbagliano qualcosa per permettere il recupero di quelli dietro. Per canticchiando si può invece dire che lo speed conclusivo, la frazione conclusiva è quella che fa la differenza. Esatto, lui ha le sue caratteristiche, è un po' lento e poi dopo però si mette in campo la sua grande accelerazione. Ci aiuti anche a capire il discorso della piscina. Abbiamo visto canticchiando in piscina, a cosa serve e come si muove il cavallo? Perché tanti pensano che la piscina sia bassa, quindi il cavallo tocca, ma non è così. No, la piscina è profonda 3 metri e più, perché il cavallo non nuota in completamente orizzontale, ma nuota con il posteriore un po' più basso. Nuotando ovviamente estende completamente gli arti posteriori, che completamente estesi sono molto lunghi, quindi non deve picchiare sul fondo. E quindi la piscina dei cavalli deve essere profonda. Fanno pochi giri e un certo tipo di sforzo. A cosa equivale? No, lo sforzo in piscina non è allenamento, è una cosa che richiede, va benissimo come defaticamento per i muscoli o per riabilitazione nei cavalli che hanno avuto degli inconvenienti, delle operazioni oppure sono. Dal punto di vista della frequenza cardiaca, 7 giri di piscina equivalgono a 2 giri della pista delle incavezzature di Pisa a bassa andatura. Ok, il rapporto che ha il cavallo con l'acqua o canticchiando con l'acqua com'è? Che talvolta vedi quando la doccia a fine lavoro ci sono alcuni cavalli come non gradiscono molto, comunque sono un po' Ma stizziti. questo perché lui ha un carattere, è un cavallo come si dice con un bel caratterino e quindi però poi di fatto queste cose le fa molto volentieri. Non so. Perché Marco Gasparini quando viene soprattutto presentato secondo me in maniera superficiale e erronea dagli telecronisti, compreso il sottoscritto, si dice sei il mago degli handicap. È un termine che ti piace o non ti piace? Iniziamo da questo No, prima. lo apprezzo molto, ma soprattutto perché con la qualità dei miei cavalli io corro soprattutto handicap. Trovo correre le condizionate, che adesso sono sempre meno,
è sempre più difficile, lo trovo tutto sommato, scusate ma ci sono un po' di mosche, lo trovo tutto sommato più oneroso, no? Magari piazzarsi in condizionata costa 3-4 kg in handicap, per cui, però quando hai cavalli che ritengono, per esempio Canticchiando che doveva rientrare, o per esempio non ho problemi anche a correre, ma le condizionate sono sempre propedeutiche a liste dei gruppi, quindi uno deve avere cavalli di quel livello. Canticchiando è un cavallo da lista, visto che ha già frequentato. Esattamente, esattamente. Lui è arrivato secondo nella lista di Milano, perdendo da Gestein, che è un ottimo cavallo. Poi, essendo, ripeto, un cavallo, con lui la faccio più volentieri perché è un cavallo fabbricato in casa e quindi il premio allevatore ha una sua importanza, e anche il neretto per la famiglia. Però scorro soprattutto handicap perché ho cavalli di quel livello. Sei un profondo conoscitore degli handicap perché il tuo background, la tua scuola, te non hai una scuola ippica, non sei figlio di un allenatore e quindi ti sei formato strada facendo, ma soprattutto hai, diciamo così, nella parte iniziale del tuo percorso, le tue amicizie sono di persone molto competenti e che hanno dato anche una svolta per certi versi al nostro galoppo, come studio delle corse, le fasce, quindi Adam, Antonini, tutta quella scuola di pensiero. Parallelamente all'aspetto all'allenamento con Francesca Turri, che ho coltivato all'inizio, ho conosciuto anche dei tecnici, quindi ho coltivato anche la parte tecnica della valutazione delle corse, che adesso tutto sommato devo dire è meno rilevante, perché le valutazioni in handicap, ormai gli handicap sono centralizzati, sono generalizzati, quindi dire uno conosce gli handicap, conosce gli avversari, è un po' futile. Gli handicap sono ben fatti, sono tanti, il peso è quello. Se ho un cavallo da handicap, corro gli handicap. Allora, traduciamola in gasparinese. Praticamente, quando prima ogni ippodromo aveva il suo handicapper, era più facile magari che l'handicapper di Milano sottovalutasse le corse toscane e Gasparini era bravo a captare questa differenza. Adesso invece con gli handicap centralizzati è tutto livellato, quindi direi che conoscere gli handicap, conoscere gli avversari è, semmai una corsa rispetto a un'altra è più favorevole, vedi Canticchiando, alle caratteristiche del cavallo. E quindi questa forse può essere l'unica variabile. Si è parlato a Fieracavalli dello sviluppo del nostro mondo. Te da sempre, quando parli di programmazione, dici sempre: noi vogliamo rimanere in quel club d'élite pur non avendo probabilmente le caratteristiche da quel club. Mi sbaglio? Sì, esatto. Spesso noi l'Italia si strappa i capelli o sparge di cenere quando declassano una lista o una corsa di gruppo, ma purtroppo noi non abbiamo cavalli di quel livello. È a un costo magari tante volte superiore alle nostre possibilità appartenere a quel club. Cioè, no. Noi non siamo come i francesi, gli inglesi e gli irlandesi, vuol dire, tradotto? Voglio dire che se prendiamo la qualità e quindi il valore dei cavalli italiani che corrono un gruppo 3 in Italia e lo stesso cavalli che corrono un gruppo 3 in Francia, il rapporto di valore è di 1 a 20. Sotto profilo di rating o sotto profilo economico? O un po' tutte e due? Tutte e due, voglio dire, ma sotto il profilo economico. Il costo di acquisto e poi dei cavalli che corrono un gruppo 3 in Francia e rispetto agli stessi cavalli italiani che corrono il gruppo 3, diciamo i primi 5, prendono uno, e il rapporto di valore sta 1 a 20. Noi non andiamo all'estero, quindi, anche perché siamo penalizzati da questo club, perché quando vinci una corsa lista da un gruppo in Italia fai più 2 come sovraccarico e quindi sei già penalizzato in partenza. Esatto, noi andiamo con un cavallo che vince una corsa di gruppo 3 qui, se vogliamo farlo vedere sul palcoscenico che conta, che è il palcoscenico internazionale per valorizzarlo, andiamo con un sovraccarico che spesso ci mette nella condizione di la differenza fra piazzarsi e arrivare sesto. Quindi un Canticchiando, che è un grandissimo cavallo da handicap, buono anche per le listed, è difficile ipotizzare una trasferta francese? Chiedo, se gli vuoi dare un valore
tra virgolette, internazionale. Bisogna avere molta fortuna, perché le liste francesi sono corse difficili, tra virgolette, molto difficili. Molto. Difficili per schema, difficili per qualità, difficili, no, difficili per qualità. Per trasferta, anche per organizzare la trasferta francese. A parte che le caratteristiche di Cantichiando non sarebbero ideali nelle piste francesi. Quasi mai, con la frazione violenta finale. Con la frazione violenta finale, con la curva così grandi e con le rette così corte, quindi sarebbero un po' penalizzanti, ma poi soprattutto incide la qualità. Arrivati alla tua età, dopo tantissima esperienza, dopo più di 30 anni che fai questo mestiere, non c'è una ricetta per ta bacchetta magica che si cambia il nostro percorso, però secondo te è indispensabile, visto che siamo a fine anno e quindi avremo la NG che lotterà per mantenimento dello status delle nostre corse, liste, dei gruppi, sempre a rischio, sempre con difficoltà, te dici di andare controcorrente o di ipotizzare anche una formula diversa per le nostre corse? Io ipotizzo molte formule diverse. Mi rifaccio sempre a quello che diceva Einstein. È difficile, facendo le cose sempre allo stesso modo, che il risultato cambi. Sei sempre fatto così? Lo odi anche te allora, quindi. La frase tipica, no? Ma sei sempre fatto così? Bisogna adeguare naturalmente le risorse che ci sono e che non sono tante al livello dei cavalli e allo stato delle corse, quindi bisogna rimodellare. Credo che Maurizio da studio abbia voglia, chiaramente anche lui da buon toscano, di farti una domanda, visto che anche lui è dei nostri ormai da tanti anni. Maurizio, se vuoi intervenire, carta bianca chiaramente, se vuoi intervenire, fai pure la domanda se hai necessità. Grazie Sandro. Ma Marco, al quale naturalmente faccio di nuovo i complimenti, oltre ad essere un grande allenatore, un grande esperto naturalmente delle corse che abbiamo menzionato, gli handicap e quant'altro, è soprattutto anche un grande tale scout, perché ha dimostrato in passato di tirar fuori degli allievi fantini, di indovinare e di dare fiducia a degli allievi, non solo allievi, anche dei gentleman che hanno fatto un bel percorso, e lanciarli naturalmente nell'Olimpo del nostro panorama nazionale. Quindi anche su questo aspetto una dote in più, no, che ha Marco Gasparini, Sandro. Allora la domanda da porgli è: come mai tutti i fantini dall'Andi a venire in giù passano da Gasparini, compreso di tocco? Ma perché a me piace dare fiducia ai fantini. Se una persona non gli si dà fiducia e opportunità, e si, ogni volta che c'è una corsa anche importante o meno importante, si cerca sempre il fantino di grido, non cresceranno mai. Questo non si può dire nulla, perché hai vinto con Murro, hai vinto con Colmarcai, hai vinto con Fiori, hai vinto con Ditocco, hai vinto con Landi, hai vinto con Magnezzi, hai vinto con tutti, ora Scirocca, l'ultimo della scuola. Che, anzi, questo allievo com'è? Mi sembra al mattino molto bravo. In corsa non ho di che lamentarmi, mi sembra uno che ha la posizione giusta nel momento giusto. Poi l'esperienza deve farsela, ovviamente, ma se non gli si dà l'occasione non se la farà mai. Ma perché un fantino vada d'accordo con Gasparini, che deve fare? Qual è la caratteristica che deve avere, al quale chiedi? Io voglio avere un dialogo col fantino, non gli dico mai molte cose, pretendo che le cose che gli dica le faccia e non, tra virgolette, si inventi nulla. Né nello spazio in cui non deve farlo, poi nello spazio in cui ha invece ampia margine di scelta, non ho discussione. Però è difficile che tu ti lamenti dei fantini, visti i rapporti anche lunghi che hai avuto con pochi. Un collegamento? No? Ma io imputo sempre al fantino molta meno responsabilità di quello che si usa. Questo è un po' un vezzo italiano, quello di dire l'ha montato male, l'ha montato fare. Normalmente è una difesa? All'estero, sì, all'estero non si usa, non criticano mai i fantini, ma quasi mai, anche quando io non, il fantino in genere una brutta prestazione dipende quasi sempre dal cavallo. L'ultima cosa che ti chiedo e poi lasciamo la linea allo studio. Sai, i social ormai hanno amplificato i discorsi da bar, ormai è diventata il bar d'una volta del centro di Barbaricina, ormai i social. Ma in fondo, cosa vorresti che dicessero il pubblico, gli appassionati,
gli scommettitori, perché ci vogliono e ci sono anche loro, di Marco Gasparini. Soprattutto quando magari un cavallo ha una prestazione difforme da quella che poteva avere, cioè pensa ovvio che c'è sempre un perché a un NP che loro non sanno e che voi scuderia sapete, però quando una prestazione non è come uno se l'aspetta, te cosa vorresti che l'appassionato dicesse di te? Ma che ho fatto del mio meglio, e poi ci sono un margine di incertezza ovvio in tutte le competizioni. Devi farla apposta, ovvio. Sì. Devi farla apposta. In tutte le competizioni che intervengono, anche perché i cali non sono macchine, sono anni. Ovvio, un calo che gli piacciono i terreni morbidi, quando arrivano i terreni duri tendo a fermarlo. Ci sono tante variabili che difficilissime da inserire. Ovviamente uno cerca sempre di tenere uno standard buono, poi ci sono alcune volte che il cavallo delude, ma questo fa parte dell'andare delle cose. Grazie a Marco Gasparini e al suo canticchiando, rimane più così con noi. Chiudiamo quindi con la definizione del re degli handicap, gli fa piacere, e questa finalmente sappiamo dal principale attore che è una nomea, diciamo così, che a Marco gradisce. Anche perché per capire la programmazione, la preparazione di un cavallo bisogna ascoltare chi lo monta la mattina e chi lo monta il pomeriggio. Partiamo dalla mattina, Francesca Cecchini. Innanzitutto, canticchiando, lo monta la mazzola e dovrebbe essere un cavallo semplice, uno può pensare. No, a dire la verità no. Infatti quando ho iniziato a montarlo all'inizio non ci siamo trovati subito in sintonia e la mattina mi scappava spesso, facevamo dei bei canter la mattina. Poi piano piano ci siamo imparati a conoscere con gli zuccherini, una carezzina, ci siamo uniti e siamo cresciuti anche insieme. Io ho imparato a conoscere lui e lui ha imparato a conoscere me. È molto giocherellone sia in sella che nel box. Infatti la mattina cerco di venire prima per sellarlo, per dargli tempo di gestirci. E anche montato, balletta, è un po' antipatico con la bocca, però insomma bisogna cercare sempre di lasciarlo fare, di dargli meno noia possibile e di giocare insieme a lui, fondamentale, perché se litighiamo non finisce bene. Te vieni dai concorsi, che differenza hai trovato tra un cavallo da concorso e canticchiando in questo caso? Ah, è tutto un altro mondo, come se fosse un altro animale, carattere diverso, fisico diverso, completamente un altro mondo, devo dire che è stato come ricominciare a montare da zero. Sì, sì, tutto quello che sapevo, le mani, la sella, l'impostazione, la postura, tutto completamente diverso, un mondo nuovo. Ti piace di più il primo mondo o il secondo mondo? Questo, è molto più adrenalinico, è molto più coinvolgente, mi piace tanto di più. E dopo 2 anni e 12 anni di concorso e 2 anni di apprendistato mattutino, hai debuttato in corsa. Sì, come Amazzone ho debuttato con un cavallo di Gasparini, Carbone. E è andato molto bene, mi sono divertita tanto e ora cerchiamo di andare avanti, ho comprato un cavallino, cerchiamo di vedere se riusciamo a fare qualche corsa e speriamo che proceda tutto bene. Quanto c'è di merito tuo in canticchiando, nelle vittorie di canticchiando? No, poco, tutto merito dell'allenatore che mi dice cosa fare, io cerco solo di seguire gli ordini e di fare quello che mi dice. Dal concorso alle competizioni agonistiche al galoppo, le ragazze come te perché faticano a passare da quest'altra parte? Ma sai, quando a me la cosa più difficile è stata, per esempio, che quando fai salto ostacoli hai il tuo cavallo che conosci, che monti tutte le mattine, che sai perfettamente come si comporta in ogni situazione. Quando poi arrivi e monti in corsa, il cavallo è diverso, è un cavallo che non conosci, guardi i video delle corse, ti fai raccontare dall'allenatore, parli, senti, ti informi, però il cavallo alla fine non lo conosci, non sai come si comporta. Non c'è il binomio che invece nel salto ostacoli si crea. Lo devi creare sempre il tuo la mattina, quindi? Certo, sì. Cioè, in corsa il binomio lo crei quando sei al tondino, devi cercare di capire chi hai sotto, come comportarti, come gestirlo. Mentre invece io, per esempio, un cavallo da salto ostacoli, che conosco perfettamente, so come si comporta in box, so come si comporta, se ha paura, se non ha paura, il suo stato d'animo, se è un cavallo ansioso. No, ho tutti i giorni per capirlo e per conoscere. Quando arrivo in gara so cosa mi trovo davanti, invece in corsa devi capirlo subito. Ci togli una curiosità e poi passiamo a Marcella Colbaccai, che è la seconda parte della monta. Ma te, quando vedi canticchiando la mattina, capisci se è lui, non ha voglia, galopperà? Assolutamente. Da come si fa a sellare nel box, c'è la mattina che non si fa nemmeno prendere, e so già che ci sarà da faticare perché balletta, cosa, ci sarà da essere un po' così, e invece c'è la mattina che invece è tranquillo, si può fare qualsiasi cosa e allora possiamo procedere tranquillamente.
poi molto caratteriale, quindi te lo fa capire anche bene, non è che si fa intendere. Dalla mattina al pomeriggio, Marcello è col barcaio. Marcellino, complimenti. Grazie, grazie Mara. Mi è andato bene, mi sta andando molto bene canticchiando. Mi sono diciamo subito trovato, appena l'ho montata la prima volta a pista, ci ho vinto subito. Cosa ha di caratteristiche che ti si addice? Perché è il cavallo giusto per te? Ma non è il cavallo giusto, mi sono trovato io, mi trovo bene con canticchiando, perché lo lascio fare, lo faccio aggiustare e poi vado con lui. Forse mi sono trovato nel momento giusto che il cavallo ha fatto il salto di qualità, che lo montavo io. Ma c'è un po' di merito tuo nelle vittorie di canticchiando o no? Ma secondo me potevano vincere tanti fantini, forse sì, io mi trovo bene, è un cavallo che mi rende tantissimo. Sei venuto in Italia, hai avuto una prima parte di exploit, poi un momento di stand by, ora ti sei rimesso con il piglio giusto. Ma diciamo sì, c'è un po' un momento su e giù, perché ho iniziato qua, quando ho cominciato diciamo a fare il fantino, grazie a loro che ho fatto una salita molto bella, poi sì, ho avuto le discese, ma niente di che. Poi ho girato anche un po' fuori Italia, dove ho lavorato fuori Germania e posti arabi. Com'è l'ippica fuori rispetto alla nostra? Guarda, l'ippica qua si sta bene, si lavora molto bene, altre parti, la Germania si lavora il triplo, ma non è, diciamo, non c'è come da noi. Io sono cresciuto qua e vedo il mondo da noi molto più bello, anche se ora purtroppo è l'ippica che c'è. E le tue caratteristiche? Sei cambiato chiaramente nel corso degli anni e come fantino hai acquisito però esperienza, hai vinto tante, hai vinto liste, quindi non è che sei un fantino alle prime armi. Sì, no, esperienza sì, vinto sì, da tante liste, anche girare un po' il mondo, impara anche altre cose. E ora canticchiando dove può arrivare? L'ha detto Marco, è lui il capo, è lui che decide, sì, lo può azzeccare una lista da vincere. Ma si capisce in corsa se canticchiando o la mattina quando lo monta Francesca, se canticchiando oggi pomeriggio o domani è lui? Ma dipende, sì, di sicuro sì, perché lo vedo anch'io quando l'ho montato ora l'ultima volta a Roma, lo vede proprio a lui, come ha detto Marco, gli piace proprio anche la pista, secondo me di Roma di più che dell'altra, rende molto di più secondo me a Roma. Poi c'è caratteristiche di cavalli che ti fanno l'andatura a Roma e a Milano forse ti vanno un po' di meno. Però io già lui l'altro giorno, come la volta prima quando ho vinto a Roma, la stessa cosa, si è messo lì, guarda la pista e poi sono andato alle gabbie, tranquillo, non gli fregava nulla. Ma non hai paura in corsa di non fare in tempo a prendere quelli davanti? Sono rischi del mestiere. Capita, può capitare. In questo caso passeresti, perdonami il termine, da pollo uno che guarda la televisione. Che passa, però come conosco bene il cavallo, tante volte passa anche primo. Capito, può capitare. Marcello Ancor Marcai nel 2024 come si vede? Nel 2024? Spero che... No, bene, mi vedo bene. Hai ripreso? Sì, spero che si ripiglia tutto. E nel lasciarci e dare la linea a Maurizio Calchetti, io ho visto che domani monti Liborio, quindi non sarebbe proprio un fuoricorsa, no. Comunque, però visto che siamo già le corse domani, sì, insomma. Giusto, allora sì, il cavallo l'altro giorno ha fatto 1200, dove all'ultimi 400 mi perde un ferro che si sgancia davanti il ferro e perdo posizione. Io spero che il cavallo domani sta bene, che l'ho montato in lavoro, penso che domani può correre bene il cavallo. Senza la perdita di quel ferro avrebbe corso bene anche l'altra volta? Non lo so, forse sì, perché forse correva meglio, forse vincere no, però poteva arrivare lì. Quindi come vedete dietro un non piazzato c'è sempre, quasi sempre. Sì, un perché sì, come ha detto Marco, perché non sai mai, ho perso un ferro e il cavallo mi è andato alla metà. Quindi domani diamogli un'occhiata. Io penso nei primi tre di esserci. Quindi direi che da canticchiando c'è stata la voce. A questo punto viene Francesca, l'artefice della mattina, Francesca Cecchini, l'artefice del pomeriggio, Marcello Ancor Marcai, la somma di loro due fa il canticchiando che abbiamo visto. Liborio è l'indicazione per domani, quindi tenetela lì in caldo. Se avete voglia di dar fiducia a Marcello Ancor Marcai, questa è la situazione. L'ultima cosa, Marcello, vuoi ricordare a tutti come nasce Fantino? Perché non è che ci siano la scuola albanese. No. E lo sai com'è l'ultimo slogan, vero? Lo so, riconosci quegli slogan? Sì.
ai cavalli non si sa mai, ci ha salvato col marcaio. Grazie, grazie. No, e questo è lo slogan del parterre, quando scatti il centro della pista, questo è il parterre. Il secondo è: se vuoi arrivare a fine mese, gioca solo l'albanese. Bellissimo, bella mano. No, quindi questo... E poi sono stato criato da Maranini, ragazzi. No, questo è... No, racconta come nasce Fantino, da un incidente stradale. No, allora, io quando sono arrivato in Italia, un mio amico da parte di mio babbo mi ha presentato Maranini, che faceva i giornalisti e le croniche. E sono stato in un bar con lui e ha detto: ah, vuoi fare il Fantino? Come mi hai risposto? Se tu diventassi un, si può dire, Alessandro Muzzi qualunque, saresti già bravo. Penso che sono arrivato, no? Sono arrivato a diventare Fantino, no? Cioè, questo è un miracolo. No? Ma non sei un esempio per gli albanesi? No. Nessuno vuol far Fantino in Albania? Non lo so, in Albania non ci abbiamo le corse, però c'è anche passione di cavalli. Ogni tanto li fanno le corse sulla spiaggia, ci vado ogni tanto a farli. Scusa, sulla spiaggia? Sulla spiaggia, sì. Senza nulla. Ragazzi, questa è San Rossore, questo è l'OK Bar, Marsella ancora Marcai canticchiando, Liborio domani a Milano, Francesca Cecchini, la nuova Mazzone, quindi qui ci sono, è una scuderia dove tra Mazzoni e Fantini e allievi tutti gli anni si tira sempre fuori qualcosa.